Prima la camera ardente nella sala consiliare del municipio di Conegliano, poi la cerimonia d'addio in una piazza cima gremita di persone che hanno accolto con un lungo applauso il feretro di Renato Donazzon. Tu mi hai sempre insegnato che bisogna lottare lealmente, ma con forza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Poi si può anche perdere, ma prima bisogna sempre lottare con tutte le nostre forze. In tanti stamane hanno voluto essere presenti a dare l'ultimo saluto all'ex sindacalista e deputato del PC, morto sabato scorso a 74 anni, storica figura della sinistra trevigiana, Renato Donazzon, originario di Mansuè, fu protagonista delle lotte operaie dagli anni 50, prima da lavoratore delle fonderie Zoppas di Conegliano, poi da segretario locale della Camera del Lavoro, in primo piano nella stagione delle lotte sindacali degli anni 70, impegno che dal 1970 Donazzon trasferì nella politica attraverso l'attività di consigliere regionale, eletto nelle liste del PC e poi da parlamentare. Ma Donazzon fu anche attento osservatore del boom economico del Nord-Est e seppe interpretare tra gli anni 80 e 90 il dinamismo della piccola e media impresa come dirigente degli artigiani della CNA provinciale. Così lo ricorda Piero Fassino, legato a Donazzon da lunga amicizia. Un uomo che sapeva leggere la società in cui viveva, sapeva capirla. E per questo era anche così amato, così stimato. Soprattutto un uomo che interpretava la politica nel modo più alto e più degno. La politica al servizio dei cittadini. La politica come lo strumento per dare risposte concrete ai bisogni della gente.